Buonasera a voi tutti che ci seguite su Liberi TV. Oggi un'intervista per interviste di Liberi TV, un'intervista con Diego Sabatinelli. Diego Sabatinelli è un radicale, noi lo intervistiamo in merito a una vicenda di cui ci siamo già occupati. Diego, sei stato anche su Liberi TV già altre volte, ed è praticamente la battaglia per la proposta per il divorzio breve. Diego Sabatinelli su questo è mobilitato, essendo anche segretario appunto della Lega Italiana per il Divorzio Breve. Sono in corso delle iniziative, è in corso anche, per come appunto anche questo in Italia, cioè voglio dire una certa lunghezza, una certa durata, un diciamo procedimento di revisione, o almeno a livello larvale, ce ne parlerà Diego di questo, ed è in corso anche su questo un'iniziativa, un satyagraha, appunto secondo metodo radicale, con la possibilità appunto di aderire a tutti quanti con una adesione che poi parleremo anche su internet, molto semplificato, ci sta la possibilità di iscriversi e così via, con un digiuno, aderire a un digiuno appunto per cercare di dare impulso a questa battaglia. Diego, ti ringraziamo di essere qui con noi su Liberi TV. Io, se tu sei d'accordo, partirei un pochino anche appunto da questo appuntamento istituzionale, così possiamo dire. Una seduta appunto della Camera dei Deputati su questo che c'è stata il 18. Poi, se tu vuoi fare qualche premessa, a te la parola. Sì, spieghiamo anche ai tuoi video ascoltatori quello che è successo in queste settimane. Intorno a gennaio, mi sembra che fosse metà gennaio, i componenti della Commissione Giustizia del Senato rilasciarono dichiarazioni molto entusiastiche sulla possibilità di approvare una riforma della legge sul divorzio in breve tempo. Insomma, sembrava che la questione fosse a portata veramente di mano in questa legislatura. Siamo tutti d'accordo, anche se ci sono differenze, comunque troveremo un testo base da approvare e presentare in aula. Le solite dichiarazioni che hanno fatto anche nelle legislature passate, che poi si sa come sono andate a finire, tant'è che in Diciamo Italia si continua. ci sta un'idea più o meno, un indirizzo, una riforma per più o meno i criteri, i canoni generali verso cui andare, oppure una riforma insomma ancora aperta a tutto? No, era ancora aperta, perché è aperta a tutto, è successo di tutto, non è aperta a tutto, è successo di tutto. No, ci sono varie proposte, Vai. non è detto quale sia quella vincente, se così vogliamo dire. Sicuramente le dichiarazioni erano entusiastiche, questo già fa ben sperare, anche perché non erano nemmeno stati tanto incalzati su questo negli ultimi tempi, anche perché si erano già bloccati intorno a quest'estate, l'estate del 2013, quindi questo loro desiderio di andare avanti su questa discussione faceva ben sperare. Nel giro di forse un paio di settimane, noi abbiamo direttamente su Radio Radicale in diretta, una delle nostre trasmissioni del martedì sera, appunto a cura della Lega per il Divorzio Breve, veniamo a sapere dalla relatrice in Commissione Giustizia al Senato, la senatrice Filippin. Ma in collegamento quel giorno c'era anche Buemi e altri, e veniamo a sapere che insomma i lavori sono bloccati in quanto la Camera ritiene di avere competenza a discutere della riforma del divorzio, in quanto nell'estate appunto precedente ha fatto due sedute, una a giugno e una a luglio, se non erro, e quindi ha messo il cappello sopra la discussione della riforma. Da quel giorno in poi c'è uno stallo, ovvero la Camera e il Senato si litigano la competenza a discutere per primi questa riforma. A parte che un discorso del genere, già immagino possiate capire che è qualcosa di fantascientifico in un Parlamento come quello italiano, dove insomma la voglia di fare riforme e di approvarle in tempi brevi non è mai stata tanto una questione centrale
molto più indirizzati verso allungare i tempi che altro, questa gara a essere i primi, questa voglia, questo desiderio di essere staganovisti della legislatura è quanto sospetto, ma proprio perché hanno fretta di approvare questa riforma si blocca tutto. E per circa un mese noi cominciamo a sollecitare il Parlamento, le commissioni, ma soprattutto i presidenti della Camera e del Senato a trovare un accordo perché si riprenda la discussione. Evidentemente ciò cade nel vuoto, continua questo braccio di ferro. Io suppongo che la questione sia legata anche alle questioni della legge elettorale e della riforma del Parlamento. Tutti avranno letto che si parla di un'abrogazione del Senato, quantomeno di una trasformazione con delle competenze specifiche per il Senato. Questo tentativo, questo desiderio di trattenere e di avocare la materia all'interno della Commissione Giustizia del Senato probabilmente può anche far parte del desiderio di tenere questa competenza sul diritto di famiglia, piuttosto che sulla giustizia civile, proprio in capo a questo ramo del Parlamento. Questa può essere una spiegazione, perché altrimenti non ce ne sono. Siamo costretti a iniziare un satiagra, quindi cominciare uno sciopero della fame. Chiaramente ad oltranza per me e per altri è un po' difficile, perché fare uno sciopero della fame a oltranza, anche per ragioni lavorative, mi è impossibile. Quindi abbiamo deciso di fare una cosa un po' diversa, ovviamente legandolo alla satiagra più generale sulla giustizia, sull'amnistia per la Repubblica che sta portando avanti Marco Pannella, da Bernardini e gli altri. Abbiamo voluto unire anche questa parte del satiagra diretto a stimolare una soluzione tra la Camera e il Senato. Un satiagra a cui hanno partecipato ad oggi 469 persone, che hanno dichiarato di fare almeno un giorno di sciopero della fame affinché il Parlamento prenda una decisione, prenda una posizione. Tra l'altro, chi vuole aderire anche a un solo giorno di sciopero della fame può andare sul sito firmiamo.it/divorzio-breve-2014. Se mi consenti, lo ripeto: firmiamo.it/divorzio-breve-2014. Si può aderire anche a un solo giorno di sciopero della fame, già ripeto, 469 persone. E niente, poi martedì scorso 18, perché comunque 18 marzo, proprio perché ci sono state delle pressioni dall'esterno, dall'opinione pubblica, invio di mail anche da parte del sottoscritto a tutti i componenti delle commissioni in giustizia di Camera e Senato, perché c'è stato comunque questo dato abbastanza positivo di adesione allo sciopero della fame. La Commissione Giustizia della Camera, la Presidente, ha deciso di mettere all'ordine del giorno la discussione, comunque una seduta, sulla riforma della legge sul divorzio. Però il nodo non è ancora sciolto, perché si è in attesa di capire il Senato cosa vuole fare. Da quello che ho capito, da quello che ci arriva dalle notizie dal Parlamento, sono in attesa che il Grasso faccia delle deduzioni in merito a questo braccio di ferro tra Camera e Senato, e quindi la questione, il nodo non è stato assolutamente sciolto. La situazione sarebbe comica se non fosse tragica, perché questa disputa tra Camera e Senato si sta combattendo sulla pelle di migliaia di persone che sono in attesa da anni di sciogliere il loro vincolo coniugale. Come tu ben sai, anche solo per una consensuale, quando i coniugi sono d'accordo, ci vogliono dei 4, dei 5, anche 5 anni per poter divorziare. In caso giudiziale si arriva anche a picchi di 10-12 anni. È chiaro che in così tanti anni è difficile rifarsi una famiglia, una vita in modo sereno. Comunque sia, rientra benissimo e in modo molto molto puntuale e pertinente a tutta quanta il discorso giustizia a cui i radicali si dedicano da tempo,
perché è tutto l'ingolfamento di tribunali civili e tutto quanto una serie di pratiche, oltre che un servizio ai cittadini che non viene erogato nei tempi decenti e giusti, è proprio un motivo in più di paralisi di tutta una banca. Sì, di spesa per i cittadini, di spesa per la macchina della giustizia. Certo. Tanti soldi. Senti, comunque, ecco, la situazione è questa. Questo qui, insomma, Camera e Senato litigano per poter discutere urgentemente questa. È talmente tanto urgente che si è bloccato tutto. Insomma, c'è quasi una discussione. Sì, però era talmente tanto urgente discutere di questa cosa che si sono bloccati da circa 2 mesi e mezzo. sì, no, è veramente comica la cosa, ma insomma, rientra un po' nel caso Italia anche questo. Una caratteristica. Beh, diciamo che questa è veramente una cosa che dovrebbe fare indignare tutti quanti, anche chi non deve divorziare, certo. E che purtroppo però siamo talmente tanto abituati a queste schifezze che poi facciamo finta di non vederle o comunque non ce ne accorgiamo. Tant'è tragica la situazione che non frega assolutamente un piffero nemmeno ai media, perché poi ne parli te, ne parli qualche blog, Radio Radicale, ma per il resto, a parte qualche comunicato del velino, di questa cosa non ne ha parlato nessuno. E guardate che è clamorosa, perché Camera e Senato che si litigano le competenze per discutere di una materia non è che è proprio una cosetta da niente. No, però eppure si va avanti. Stanno abbassando i matrimoni, pare che non si sposi più nessuno. Io penso che un pochino ci sia anche, diciamo, questa ritrosia, nel senso, anzi, questa previsione, dice, se poi ci dovesse capitare per divorziare qui in Italia, una cosa così complicata, evitiamo direttamente di sposarci. Ma io invito la gente a utilizzare tutti gli strumenti possibili eventualmente per andarsene all'estero, lì dove è possibile, fare come facevano. Volevo come facevano di questo, cioè del allora, due cose. Intanto l'idea ottimale che tu proporresti, nel senso, nel merito, come riforma rispetto alla legge, se non sbaglio, che è del 70, questa attuale, 1970, ecco, sì. Esattamente, sul divorzio, e poi un pochino un panorama, insomma, negli altri paesi come stanno messi, ecco, l'idea che tu proporresti e poi un parallelo, diciamo, con l'Europa, insomma. La nostra idea, la nostra proposta è sempre stata quella di fare come negli altri paesi europei, tranne rarissime eccezioni. Negli altri paesi c'è la possibilità di divorziare senza passare per la separazione legale, e quindi magari è prevista un breve lasso di tempo di separazione di fatto, dopodiché si può fare domanda direttamente di domanda di divorzio, e per una causa si fa un giudizio e basta. Oppure addirittura come in paesi che hanno tradizione cattolica, dove è possibile fare la separazione, il divorzio, o anche solo la separazione, o anche direttamente il divorzio, nel senso, per come si dice, difendere in qualche modo le sensibilità di cittadini, soprattutto, ripeto, in paesi di tradizione cattolica, si può accedere solo alla separazione, quindi fare solo la separazione, mantenendo appunto il matrimonio, in quanto altrimenti è un peccato, eccetera. Vabbè, queste sono cose che bene o male conosciamo tutti quanti. E poi rarissime eccezioni, tipo Malta, ma vabbè, Malta ha introdotto da pochissimi anni il divorzio, dove è prevista una separazione legale di 4 anni. La Polonia, dove la separazione non è esattamente come la separazione legale italiana, ma anche lì ci vogliono molti anni, e l'Irlanda del Nord. Per il resto i paesi hanno adottato tutte delle legislature, delle leggi che abbreviano di molto, accorciano di molto i tempi e addirittura anche i costi. Si può inoltrare, iniziare la pratica via internet in vari paesi, dove appunto anche in questo caso si risparmiano moltissimi soldi, e ciò sta avvenendo anche nei paesi sudamericani, che anche quelli sono di tradizione cattolica, ma hanno scelto di una svolta laica nell'affermazione del diritto di divorziare. E quindi si verifica, come per altri casi, che i cittadini italiani, per avere una diciamo, per avere giustizia in qualche modo, per avere anche un approccio umano al trattamento di questa loro scelta, di questa interruzione, di questo rapporto, di questa eccetera, comincino a fare dei viaggi all'estero. Per sì, beh, certo, perché grazie ai regolamenti europei. Questo tipo, illustraci un po' questa pratica, che poi è una pratica veramente, veramente triste, perché insomma si deve andare all'estero per cercare un po' di civiltà.
in pratica. È quello che succedeva quando non era possibile praticare l'aborto in Italia, quello che succede oggi con la legge 40 che piano piano si sta smantellando attraverso i ricorsi, ma comunque quello che avviene con la legge 40, si va all'estero per ottenere un diritto che si potrebbe avere tranquillamente in Italia, senza danno per i cittadini, e purtroppo accade anche per il divorzio. Si va all'estero, si può utilizzare i regolamenti europei, per cui avendo anche una residenza, spesso capita che è fittizia, in un altro paese si possa accedere alla giustizia di quel paese e divorziare in tempi rapidi. Chiaramente in questo caso è necessario il consenso dei coniugi, ma purtroppo la gente poi si attrezza come può, e quando c'è l'accordo tra i due è evidente che anche queste soluzioni hanno un loro mercato. Qualcuno ha stimato, mi sembra l'Associazione Matrimonialisti Italiani, che circa 8.000 coppie in giro di pochi anni hanno già usufruito di questa possibilità. Quindi la situazione è esattamente come quello che avveniva per l'aborto prima del 78, si andava in Svizzera per chi aveva i soldi, e per chi non aveva soldi si finiva dalle mammane con i rischi per la salute. Volevo chiederti una cosa, Diego, in questa, diciamo, battaglia, questa proposta, il modello statunitense, cioè la contrazione dei matrimoni a seguito di accordi prematrimoniali che in qualche modo regolano quello che potrebbe essere, soprattutto la questione poi appunto economica, patrimoniale e così via, per l'eventualità che poi appunto una coppia non ci sia più, affezio maritalis, che non si voglia più stare insieme e così via, ecco, potrebbero essere una cosa buona anche in Italia da poter introdurre una proposta, e poi sarebbe compatibile con il nostro ordinamento. Sì, allora, alcune proposte in tal senso sono state fatte anche nelle passate legislature, e evidentemente la questione dei patti prematrimoniali è tipicamente anglosassone. Loro hanno la regolamentazione dei contratti, vedono il matrimonio come un vero e proprio contratto, e quindi come dovrebbe essere, e quindi anche con delle regole, con delle anche stabilire le condizioni nel caso il contratto si dovesse sciogliere. In Italia questa posizione è stata più volte, queste proposte sono state più volte respinte da parte della Corte di Cassazione, qualsiasi accordo per matrimoniale è stato fatto, in quanto lederebbe il principio costituzionale della difesa, per cui stabilire degli accordi precedentemente al matrimonio potrebbe dare l'avvio a patti leonini, per cui una parte prevarrebbe in modo esagerato sull'altra, cioè onde evitare che ciò accada, a monte si evita che il patto prematrimoniale possa essere fatto, ecco. Tanto per evitare la distorsione e l'abuso, per evitare che eventualmente possa accadere una cosa del genere, e quindi si leda il diritto di difesa da parte di una delle due parti, si impedisce che ci possano essere accordi prematrimoniali. Questa evidentemente c'è qualcosa che non quadra. La conferma di un solito, diciamo, ispirazione un po' paternalistica in qualche sì, modo. Sì, sì, evidentemente è chiaro che non questa interpretazione giurisprudenziale è abbastanza così, insomma, anche dal nostro punto di vista abbastanza stravagante, però purtroppo le sentenze che si sono avute negli anni sono sempre state in questa direzione, quindi ad oggi è totalmente vietato da parte del, è impossibile da parte dei coniugi stipulare un contratto prematrimoniale, appunto prima del matrimonio, stabilire delle condizioni. E ci sono state delle proposte di legge che consentivano eventualmente questo tipo di, anche se in ambiti molto ristretti, questo tipo di possibilità, ma non sono mai arrivate in aula, comunque non hanno avuto vita facile.
Tu sei riuscito in qualche modo ad avere un minimo di visibilità da qualche parte per poter parlare di questo? Oppure, insomma, ci sta proprio una convenzione escludendo di parlare di queste cose, purtroppo anche di altre tematiche radicali, determinata un pochino da quella cortina clericale, un po' così, o è proprio un'indifferenza di tipo politico? No, guarda, io sulla cortina clericale ci credo poco, te lo dico subito. Io penso che è una questione tutta interna alla politica italiana. Se ti ricordi, nel 2012 feci lì un mese di sciopero della fame e Sì, potevi ancora. portarlo avanti fino alla fine. Ci fu una copertura della stampa, dei giornali, di internet, delle radio, addirittura anche delle TV, abbastanza buona, direi ottima. Non c'era giorno che non si riusciva ad uscire su qualche quotidiano, qualche settimanale. Purtroppo penso che, come al solito, come diceva Pannella, lo so che questo sembra assurdo, ma poi a volte uno ci va a cozzare e si accorge che ciò che diceva era vero, hanno fatto gli anticorpi. Si sono accorti che dare troppa visibilità a quel tipo di azione poteva essere quantomeno pericoloso, soprattutto per la politica, perché poi è il problema. E quindi questa volta hanno fatto esattamente il contrario, si sono chiusi a riccio, non è uscito più niente, tranne per quelle cose che noi possiamo gestire in rete, poi ricordiamo sempre anche senza barcode che nacque allora, tu conosci bene, che Certo. nacque allora proprio per dare visibilità a quella battaglia, a quello sciopero della fame, proprio perché all'inizio nessuno si interessava della vicenda e poi cominciarono invece appunto la stampa e i media a seguirla. Ecco, quel non è scattato in questo caso. Attenzione, non è scattato per quanto riguarda il sottoscritto, nel senso comunque l'immagine dei radicali e l'essere radicale non è passato sui media. Però ha avuto efficacia all'interno della politica, perché tant'è che io sono convinto che la nostra azione li ha costretti, appunto, come ricordavi tu, a fissare questa seduta della Commissione Giustizia alla Camera il 18, martedì 18. Le stesse pressioni li hanno costretti a doverne comunque discutere tra di loro per tentare di trovare un accordo. L'accordo ancora non è stato trovato e noi continueremo a spingere finché non giungano a una conclusione, ovvero arrivino alla decisione di discutere, uno dei due rami del Parlamento, di discutere di questa riforma. Quindi, purtroppo è vero, a volte i radicali vengono esclusi, non penso sia una questione clericale, penso che sia una cosa tutta interna alla politica italiana e al modo di gestirla da parte dei partiti. Bene, allora siamo verso la fine. Io vorrei dare un po' di riferimenti. Ovviamente, per informarsi su questa vicenda, abbiamo il sito appunto di divorziobreve.org, abbiamo il sito ovviamente, come tu ricordavi, senza barcode.org, se non sbaglio, anche Punto quello. it, senza It, barcode. senza, Poi sì, ma poi dopo li scriviamo bene in calce a questa intervista, senza barcode.it. anche per firmare l'appello. Per firmare l'appello, quello lo ricordi tu, anche, anzi, ti chiedo proprio di mandarmelo e così lo inserisco come link nella descrizione del video che metteremo su YouTube. E a questo punto non possiamo esimerci da fare un saluto ovviamente anche a Cera Bobba che supporta tutta l'azione mediatica con i potenti mezzi di Senza Barcode per far conoscere questa vicenda che abbiamo portato, ci tu accennavi, anche in ambienti abbastanza ostili culturalmente. In occasione del tuo primo digiuno, insomma, era il 2012, Sì, se non uscì sbaglio. anche sull'Avvenire. Ecco, appunto, insomma, quindi La questione uscì sull'Avvenire, uscì su tanti organi di stampa. Fu abbastanza un'azione abbastanza clamorosa per quanto mi riguarda, chiaramente, perché in un mese la questione uscì veramente su media nazionale di un certo livello. Ovviamente il pericolo lì non c'era, perché tanto si sapeva che la legislatura sarebbe finita da lì a pochi mesi, perché eravamo alla fine, che comunque non si sarebbe discussa e quindi hanno potuto tranquillamente essere liberi nel dare informazioni. Questa volta il problema grosso, e ripeto, non è forse legato solo alla questione di Orso Breme, ma probabilmente al futuro del Senato,
alle future competenze di questo ramo del Parlamento, alla nuova legge elettorale, e quindi questa disputa si preferisce tenerla nascosta, perché se no renderebbe, probabilmente si stanno accordando anche sul se voi noi vi lasciamo questo, a noi cosa ci lasciate, cioè io arrivo a supporre che avvengano anche questo tipo di scambio di merce proprio sulla pelle della gente. Quindi, poi io non è che ne ho la sicurezza, sono vabbè, quello sono solo intuizioni, ma mi sembra strano, ripeto, mi sembra strano che Camera e Senato litighino sul lavorare di più, quando di solito eventualmente uno, conoscendoli, esattamente il contrario. Questa è una patata bollente, quindi nessuno la vuole, e questi invece litigano per averla. Cosa c'è dietro? Forse c'è dietro quello che sta avvenendo in queste settimane, dopo l'elezione di Renzi, dopo la decisione di riformare la legge elettorale, dopo i programmi per l'abrogazione del Senato, o quantomeno una ridiscussione sulle regole che riguardano il nostro sistema parlamentare. Infatti io proprio su questo volevo chiudere, proprio su questo, sentendoti, su una, appunto, una tua opinione su, relativamente a questa battaglia, ma anche in modo più ampio su questo, diciamo, fenomeno nuovo che è Matteo Renzi, questa, insomma, forse velleitaristica portata riformatrice che vuole portare in quest'Italia. Pensi che possa portare beneficio a questa, in questo momento, da quello che abbiamo detto fino adesso, non molto, perché poi appunto c'è il Senato che sta un po' così, pare, a scadenza, e quindi stanno un po' È per quello che ti dico, sulla pelle della gente, lo so, però insomma in senso generale, sì. Come lo vedi, insomma, questo nuovo presidente del nuovo, insomma, in modo di Matteo Renzi, e questa sua azione? Renzi è stato nominato dagli stessi che hanno governato l'Italia fino a oggi, basta. Okay. Non penso ci sia altro da aggiungere. Ok, molto simpatico. E lapidario. Va bene. Quindi se è loro, perché è loro, si muoverà esattamente come loro vogliono che si muova. Effettivamente aspettiamo un po' tutti che ci sia un momento di consultazione elettorale su Matteo Renzi, perché Matteo Renzi non è deputato, e quindi oltre che le primarie, che comunque lo hanno premiato, però insomma comunque sia, non è una... Ma se staccano la spina non saranno i cittadini a staccarla col voto. Sì, certo. Va bene, quindi vedremo un pochino come va, insomma, però ecco, speriamo che se non altro la legislatura proceda e magari decidano appunto di prendere in esame questa riforma. Non so se Matteo Renzi in sé potrebbe fare valutazioni di tipo, appunto, di convenienza opportunistiche su questo, perché penso personalmente, ho idea che la sua mentre per esempio per Grillo la sua forza è ormai è rimasta il non assolutamente mischiarsi con nessuno, è un po' identitarista, e così la linea, ecco, diciamo, editoriale Matteo Renzi è quello di stravolgere un po' questo paese, e questa sarebbe, secondo me, insomma, una cosa abbastanza grossa, perché insomma accorciare i tempi, appunto, levare la separazione, insomma, sarebbe una cosa... Tra il dire e il fare c'è di mezzo, appunto, tutti coloro che ti consentono o meno di farlo. Vorrei ricordare anche che Matteo Renzi è quello che alla Leopolda ospitò Tiberio Timperi, che parlarono allora anche alla Leopolda davanti a Renzi. Tiberio Timperi gli ricordò quel mio sciopero della fame, e lui si disse d'accordo sulla riforma della legge sul divorzio, che insomma comunque era una questione assurda, che se ricordo bene quello che, perché fu dato poi anche in diretta da Radio Radicale, quindi lui allora sapeva di quello sciopero della fame, e questa volta non mi sembra che abbia preso posizione in alcun modo, non mi sembra che abbia detto nulla su questa vicenda. Ora potrebbe anche non sapere che i radicali o Diego Sabatinelli o 469 cittadini hanno fatto almeno un giorno di sciopero della fame, quello sicuramente. Mi sembra un po' difficile che non sappia che c'è questo braccio di ferro tra Commissioni, Camera e Senato.
Va bene, allora vedremo. Io è tempo che cerco È chiaro che se non c'è no, dico, è chiaro che se non c'è Sabatinelli, sicuramente c'è il problema di questo braccio di ferro, certo, tra Grasso e Lamborghini. Certo. Quindi non può non saperlo. Certo, ho capito. Non può non saperlo. Allora si pronunciò alla Leopolda. Bisogna vedere se si sta pronunciando adesso, non mi risulta. Vedremo di interpellarlo se e quando riusciremo a contattarlo. Anche se lo segno. No, su questa cosa non ti dirà niente. Perché se si stanno accordando, sul futuro del Senato e del Parlamento, a te non dirà niente. Non lo diranno ai cittadini, non lo diranno nei luoghi istituzionali, lo diranno nei salotti dove loro si incontrano. Perché a questo punto, vabbè, forse potrebbe anche essere una, diciamo, scelta di correttezza e rimandare tutto a due personaggi che sono la Boldrini e Grasso, che secondo me abbiamo avuto dei presidenti di Camera e di Senato decisamente migliori, e gli stendo un velo pietoso. Certo, questo ti fa capire che non passerà da loro la decisione, in tutti i sensi, anche questo. Va bene, Diego, io ti ringrazio di questo. Ci sono le capigruppo, no? Ti ricordo? Allora, sì. Poi lì, e poi a questo punto ritorna il discorso che insomma sono stati eletti tempo fa, e sono con i metodi che sappiamo. E a questo punto mi porti a dire che forse un repulisti quanto prima urgente, nel senso che un cambio con delle nuove elezioni, con il sistema che verrà fuori quanto prima, non sarebbe poi così male, contrariamente a quanto dice Marco Pannella, che dice che non è esattamente. Io non sono completamente d'accordo con te, perché bisogna vedere innanzitutto che sistema loro adottano. Certo. E quello di cui si sta parlando adesso mi fa più rabbrividire che sospirare di sollievo. Secondo, ripeto, quelli che dovrebbero fare i ripulisti sono stati messi da quelli che devono essere ripuliti. Ho capito, ma stai ricordando alcuna cosa non mi fa. Cioè, come fa a far sta riforma? Sì, no, per carità, ma invece, allora, vedi, il problema dell'italiano è che ha bisogno di salire sul carro di un vincente, qualsiasi esso sia. Cioè, basta che gli dai un vincente e lui si piglia e si piazza là. E spera sempre che qualcuno gli toglie le castagne dal fuoco. Allora c'è sempre qualcuno che ti deve salvare dalla crisi economica, dalla crisi istituzionale, e si prende quel qualcuno, lo si mette lì, un giorno è Grillo, perché così intercetta il malumore più di pancia che esiste nel paese. Se esiste, sappiamo che c'è un 20% di potenziali, 25-30% di potenziali elettori, probabilmente si abbasserà anche, prendi Grillo, lo metti là e la gente e quelli che hanno proprio il ventre vanno lì. Poi invece quelli un po' più istituzionali, con un certo aplomb, diciamo quella media borghesia che c'era una volta, diventavano i borghesi, il borghese gli dai Renzi e dice cavolo, questo ci risistema l'Italia. Purtroppo non ci sarà un Grillo, non ci sarà un Renzi, non ci sarà un super Pippo qualsiasi che vi risolverà il problema, perché delegare noi abbiamo anche dell'uomo della provvidenza, non ci sta l'uomo della provvidenza, ci sono i cittadini che a un certo punto si ribellano con gli strumenti che hanno, con la non violenza e col voto possono dire stop. Ma non saranno loro, perché loro sono figli o padri di quello che è l'Italia oggi. Perfetto. E qualcuno è anche nipote, perché ho visto che ci sono pure le nipotine che sono state. Con queste considerazioni abbastanza amare, Diego, andiamo a concludere. E quindi niente, promozioniamo ulteriormente questa battaglia proposta per il divorzio breve. Rimandiamo ai siti che tu hai detto, che poi indicheremo. Se vuol dire qualcosa, sì, mi raccomando, per aderire alla Satiagraph sul divorzio breve, firmiamo.it/divorzio-breve-2014. Perfetto. Allora, grazie a Diego Sabatinelli, che sta appunto stato sui schermi di Liberty TV. Speriamo di poter fare degli aggiornamenti su questo. Grazie ancora e arrivederci. Arrivederci a tutti.